Amici dei fuoricampo di tutto di Neso, oppure semplici simpatizzanti del mondo bianco-nero, buonasera e ben trovati qui con voi Davide Marchiol, che mea culpa si è scordato il microfono delle cuffie. Aveva fatto l'upgrade tecnologico, ma se mi scordo i pezzi poi non serve a nulla. Quindi, come vedete, sono un po' più vicino al cuore del microfono e sono volato direttamente dalla tribuna stampa giù in sala per farvi il video, evitando che venga troppo rumoroso, perché ci sono tanti, veramente tanti giornalisti per un big match, visto che l'Udinese apre con la Juventus, partita che è andata malissimo, terminata sul risultato di 3-0 per la Juve. Se c'è qualche piccolo advertisement, non per i tifosi udinesi, se c'è qualche veneziano all'ascolto, ho guardato la partita in contemporanea, purtroppo il calendario è apparito subito in modo terrificante per me. Però per il video ci sarà Diego, lo trovate già sul canale, altrimenti vi vedo domani. Io mi concentro ovviamente sull'Udinese perché siete in tanti. Sono contento che stiate gratificando il mio sforzo per seguire la squadra e quindi voglio concentrarmi su questo, anche se il risultato purtroppo fa sì che io non abbia molto di cui discutere. È stata una partita veramente brutta da vedere, lato Udinese. Se uno tifoso della Juve, ovviamente va ribaltata al contrario la cosa. Prima di cominciare, però, ricordatevi di iscrivervi al canale, perché il modo migliore che avete per supportarci è gratis. Vi basta cliccare lì, potete anche ripensarci. Ci proponiamo di coprire come meglio possiamo delle realtà meno curate nei mass media nazionali. Quello che potete fare per aiutarci in questo nostro sforzo, e se non questo un social, è iscrivervi. Se siete già iscritti, mi raccomando, ricordatevi un bel like. Sezione commenti aperta, calcolando che partiamo con un 3-0, mi raccomando, state ancora tranquilli, poi con insulti e imprecazioni, perché so che i tifosi friulani spesso tendono a essere molto pessimisti, ma vi capisco, perché oggi è stata una partita veramente brutta ed cioè, praticamente abbiamo perso al secondo minuto. Al secondo minuto Zarraga perde palla, prateria per Chiesa, tiro, gol con tutti i compagni impietriti, e lì praticamente l'Udinese, come scese in campo, ha finito la sua partita. Purtroppo è brutto ridurre tutto a questo, ma una volta che l'Udinese ha preso il gol, poi ha contestualmente perso tutte le misure del campo, non facendo funzionare assolutamente nulla, tant'è che nel primo tempo, a parte una chance, è praticamente stato un monologo della Juve. Praticamente erano due squadre che andavano veramente a due ritmi completamente diversi, e soprattutto l'Udinese è parsa disconnessa sotto l'aspetto mentale. Io l'avevo, come dire, sempre stimolata, e gli ho sempre fatto i complimenti durante questo precampionato, perché sembrava una squadra già sul pezzo, e invece sono stato smentito alla grandissima, pronti via. Ci sono stati due episodi contestati, ma sinceramente parlare di arbitro dopo una prestazione del genere diventa un po' problema. Chiaro che capisco qualche tifoso che dice intanto dammi quello che è mio, però veramente oggi nel primo tempo l'Udinese non riesco a salvarne uno. Non salvo neanche Sutil, perché l'idea tattica di portare Cabasele a sinistra, perché è un po' più macchinoso, e quindi essere aiutato da Camara quando si trattava di raddoppiare i giocatori avversari, con dall'altra parte Neuwen Perez a destra e un po' più agile accoppiato con Ebosele, che spesso si dimentica, lo sappiamo, di coprire, l'ho già sottolineato col Catanzaro e oggi non è che sia andato tanto diversamente. Ecco, questa idea ha fatto sì che praticamente entrambi i braccetti andassero in difficoltà. Col Catanzaro ce n'è stato uno in difficoltà, in questa gara praticamente entrambi sono andati nel pallone. Raddoppio su rigore della Juve, credo che al 48esimo, se qualcuno aveva ancora dei dubbi, si è creato definitivamente il sipario, perché quando anche Silvestri, che è sempre tra i migliori, quasi sempre tra i migliori dell'Udinese, fa un'uscita a farfalla in quel modo, è un po' il segnale di resa. Diciamo che perlomeno nella ripresa l'Udinese ha dato qualche sensazione in più. Ecco, forse nel primo tempo posso salvare vagamente Tauvin, nel senso che comunque il francese si è sbattuto, ha cercato di fare il possibile, mentre un disastro Beto, ho rivisto il Beto di metà campionato scorso, quando si era inceppato, che provava soluzioni individuali anche abbastanza improbabili, dribbling, cose che non gli appartengono, semplicemente non gli appartengono. Non è che lui è un giocatore che non va bene, ma devi fare il suo stile di gioco. Quando esce da quei binari, purtroppo ha dei limiti, e lo hanno sottolineato un po' più o meno tutti, credo, in quest'estate, ma si è visto anche l'anno scorso, quando le squadre purtroppo hanno letto il gioco in profondità dell'Udinese, è venuto facile toglierlo. Oggi ha provato ogni tanto tra le linee dei dribbling con Tauvin, che invece gli chiedeva il passaggio per giostrare e fare i triangoli, no?
Non comprendo perché questa mancanza di connessione, di interconnessione tra i vari giocatori così presto, diciamo, cioè, sei contro una grande, prendi gol, capita e fai il tuo gioco. E invece l'Udinese si è perso in un bicchiere d'acqua. Poi nella ripresa, sì, ripeto, Sutil ha dato un po' una scossa, l'ingresso di Samardžić ha portato qualità, perché lo sappiamo che al di là di tutto il problema successo con l'Inter è un giocatore di qualità. Però sì, la partita ormai era già chiusa, la Juventus ha tenuto le sue linee giuste, compatte, non disdegnando il contropiede, tant'è che fa il gol del 4-0 annullato per fuorigioco di Hynek. E quindi sì, sono rimasto spiazzato da questa prestazione, devo essere molto, molto sincero. Ovviamente non è che dico mi aspettavo di vincere, cioè comunque il pronostico pendeva dalla parte degli ospiti, ovviamente perché Chiesa e Vlahovic sono dall'altra parte. Ma quantomeno mi aspettavo una prestazione diversa che non c'è stata. E diciamo che nota a margine, sì, Samardžić ha giocato questo spezzone, questa ripresa, non sappiamo se resterà o se partirà, perché comunque davanti a un'offerta importante può andare via anche adesso. Vediamo se Lazio o Juventus stessa la porteranno, questa offerta importante, per ora solo idee, nessuna trattativa effettivamente calda, tant'è che oggi appunto ha giocato ed è stato utilizzato da Sutil regolarmente. E sì, mi dispiace per Zarraga, autore di quell'errore, perché Zarraga è un giocatore che qualità ha dimostrato di avercela, è molto interessante, è chiaro che partire con un errore del genere è una brutta macchia. Se la potrà togliere lavorando, sicuramente, perché per dire anche Biol l'estate scorsa partì con delle prestazioni un po' claudicanti, poi adesso è uno dei pilastri di questa squadra, quindi c'è tutto il tempo per sistemare le cose. E sì, ripeto, poi sulle fasce, meccanismi male, male, e lì, indipendentemente dalle discussioni su qualità dei giocatori, eccetera, proprio i meccanismi sono da oliare. Forse arriverà tutto smaltendo i carichi di lavoro, lo spero, perché comunque non va dimenticato ovviamente che è finito il ritiro, da poco bisogna smaltire certi carichi di lavoro, la sensazione, ripeto, è che la Juventus andasse a tutt'altra velocità e questo l'hai pagato. Questo l'hai pagato. Dal mercato cosa aspettarsi? Beh, forse appunto un difensore potrebbe ancora arrivare, sono in tanti adesso in rosa, quindi con tutta probabilità si tratterà di un difensore under e non over, ma bisogna lì poi vedere nella compilazione delle liste che spazi sono rimasti. Però sì, forse là dietro, come tanti di voi hanno sottolineato già nei commenti, come ho sempre detto, manca un pezzo, perché quando non c'è Masina con Ebossen ancora in infermeria, e Masina è finito a sua volta in infermeria per un problema muscolare, e la difesa non è molto ben assortita, con soprattutto questi due giocatori sulle fasce, perché Camara ancora, ma e Boselli dall'altro lato spinge tanto, e o i meccanismi sono perfetti per aiutare la linea difensiva, o vai spesso in inferiorità e ti va a finire che la paghi. Boh, ditemi la vostra nei commenti, per me questo è tutto, sono stato anche molto più di quanto non abbia detto la partita, purtroppo così è andata, spero di poter commentare il prossimo weekend una partita con un risultato un po' diverso. Un caro saluto, mi raccomando, iscrizione e like, alla prossima, ciao!